wattaggio ero sempre superiore ai 2. Oggi è il primo giorno che siamo scesi, quindi sono molto soddisfatto. Ciao a tutti ragazzi, è il capitano di P20 del Pendolo e benvenuti in un nuovo episodio alla scoperta della routine di un corridore. Purtroppo, anzi per fortuna, le vostre richieste sono sempre maggiori e io, da buon influencer, youtuber o come volete chiamarmi o definirmi, dovrò assecondare tutte le vostre richieste nei limiti del possibile e della privacy di ogni corridore. Oggi ci troviamo a Padenghe sul Garda, sono le ore 8, fa ancora un po' freschetto, ma siamo pronti per portarvi a scoprire la routine di un nuovo ospite. Andiamo a conoscerlo. Eccolo. Eccolo. Com'è? Bene. Mi ricordo l'ultima volta che abbiamo corso insieme, sarà stato 6 anni fa, ieri fatalità, ho messo su Instagram un reperto storico. Mi asfaltavi ogni gara, però oggi io sto in macchina, te puoi allenarti quanto vuoi che ti seguo. Allora da dove partiamo stamattina? Stamattina partiamo con un test del lattato che faccio solitamente ogni 10 giorni, 2 settimane. Andiamo a vedere un po' i valori. Hai già fatto colazione o devi ancora farla? No, la colazione sempre dopo perché potrebbe alterare diciamo un po' i risultati. L'importante è andare un po' a studiare cosa succede al medio e vedere un po' se ci sono stati degli aumenti, dei peggioramenti e regolare un po' i wattaggi. Questa è una cosa che faccio ogni giorno. Allora vatti pure a cambiare, preparati tutto per i rulli e porti a scoprire questo test a digiuno che non abbiamo mai visto noi. Andiamo. Va bene ragazzi. Oh Gio, ma quando ci metti a cambiarti? Andiamo a fare sto test o no? Arrivo. Oh, calma capitano, c'è da controllare il peso prima. Giusto, vero, perché i veri atleti si pesano ogni mattina. Andiamo bene. 5-6 attimi meno del solito. Peso forma? Sui 65 e mezzo, diciamo che inizia ad andare bene. Ecco il suo caffè. Che onore. Bisogna. Prego. Per quegli ignoranti in materia, come il capitano sottoscritto, spiegaci come andrai ad affrontare questo test e cosa ti dice. Ma allora, il protocollo del lattato è abbastanza personale. L'importante è che il test deve essere ripetibile. Significa che le condizioni devono essere sempre le stesse, quindi per questo è importante farlo in casa, alla stessa temperatura. E il test, il protocollo è semplice. Basta fare un 10-15 minuti di attivazione e poi degli step da 6 minuti, tipo un incrementale, quindi senza recupero e andare a fare i prelievi, diciamo. Testa, riposo, che valori ci ha dato? Primo valore 1,1. Prossimo step lo facciamo all'inizio del medio e vediamo appunto ogni quanto incrementi. L'incremento di 20 watt. Però oggi per il test diciamo che faccio di controllo, tengo sempre la stessa potenza per lo stesso tempo e vedo nel corso della ripetibilità del test come varia appunto il lattato. Piccolo riepilogo, come siamo messi? Ah, siamo messi molto bene, mi aspettavo un valore superiore ai 2. L'ultimo valore cos'è uscito? 1,7. Diciamo indicativamente il medio, cioè scientificamente, diciamo si attesta intorno alle 2 millimoli e a questo wattaggio ero sempre superiore ai 2 fino a questo punto della preparazione. Oggi è il primo giorno che siamo scesi, quindi sono molto soddisfatto. Test, come detto, finito, sciogli un attimo e poi procediamo alla colazione e vediamo qua cosa si mangia. Allora stamattina una frittata con 2 uova e un po' di tacchino, ma tutte le mattine parto con la parte salata perché uno mi piace e poi fa anche bene. E poi invece per il dolce una specie di porridge fatto con latte senza lattosio, una banana, bacche di goji, mirtilli e un po' di cornflakes. Ti tratti bene insomma, dai, comunque mangiare si mangia, niente digiuno, calorie basso che ma. Questa colazione c'è una sua funzione particolare per un allenamento specifico o è sempre la stessa? Bene o male quello che mangio è sempre lo stesso. Possono variare diciamo le quantità in base a quanto allenamento c'ho da fare. Sicuramente se devo fare 6 ore in bici o devo farne 2 non è la stessa cosa. Le quantità cambiano, cambia la quantità di carbo che devo mangiare, però bene o male l'impostazione è sempre la stessa: partire col salato e con la roba proteica e i grassi e poi andare ai carboidrati. Buon appetito. Grazie. Allora Gio, colazione fatta e ora è tempo di andare a fare l'intervista col capitano che i nostri amici vedranno in un altro episodio. Ma sì, ho una domanda da farti: sei originario di qua o vieni dall'altro posto, mi dicevi? Con i miei genitori abitavo nella bassa bresciana a San Paolo, poi dopo l'anno scorso ho fatto 2 calcoli e c'è nebbia come nella bassa veronese, freddo. Sì, nebbia, freddo. Più che altro avevo le salite abbastanza lontano, dovevo fare un'ora di bici andare a prendere la prima salita, quindi era un po' prima di tutto monotono l'allenamento e poi mi veniva sempre almeno 3 ore e mezzo tra un'ora andare là, un'ora tornare indietro e un po' di esercizi, lavori, era sempre un problema. E abitare da solo, gestirti tutto da solo, che com'è? Forse avrei dovuto farlo anche prima perché più libero. Ma più che
quell'indipendenza cresci anche, impari a autogestirti, impari a responsabilizzarti, impari tante cose che penso che anche nello sport possa essere utile questo. Eccola ragazzi, il mio allievo è sempre in ritardo, da fitness coach queste cose qua non le accetto mica. Gio, cos'è sta roba qua? Sempre in ritardo quando c'è da fare qualcosa. 8 minuti di ritardo. Sì. Dai, come iniziamo? Allora cosa facciamo adesso? Allora adesso facciamo un'oretta di palestra prima di uscire in bici e faremo un po' di corsa a piedi per riscaldarci, un po' di core stability, partiremo dalla parte alta, poi facciamo la schiena e un po' di stretching e finiremo con un po' di gambe, non andiamo a caricare eccessivamente. Riscaldamento finito, abbiamo fatto un po' di giretti di corsa qua intorno al campo e ora prossimo esercizio. 3 serie di addominali e via. Vedete ragazzi, l'importante non è alzare carichi massimale, tutta roba così, perché come dicono in tanti, la potenza senza il controllo non è niente, quindi è meglio specificarci su pesi, diciamo carichi bassi, e avere però il controllo alla perfezione, soprattutto del core, che dopo tornerà utile in bici. Sicuramente, sì, è fondamentale. Questo esercizio sulla tavoletta, qualche nome specifico, qualche funzione che ti torna utile in bici? Sì, è molto importante per l'equilibrio e la coordinazione. Interessante, Ma in una settimana tipo ogni quanto fai palestra e poi la mantieni tutto l'anno o solo nel periodo invernale adesso? No, in realtà tutto l'anno e in genere 1-2 volte a settimana, diciamo fatta così. Poi invece per lo stretching e la ginnastica base, diciamo, è quotidiano. Ogni sera, ogni mattina, ogni pomeriggio? La mattina. Le tabelle te le fai da solo o hai il preparatore che ti fa anche gli esercizi, ti dice lui cosa fare? No, praticamente il primo ritiro che abbiamo fatto ci hanno fatto fare dei test valutativi appunto con un professionista che ci ha mandato degli esercizi personalizzati in base alle nostre carenze, diciamo, fisiche. Non so, magari se una gamba è più debole dell'altra ci può fare più ripetute con una che con l'altra. Insomma, sono specifici per andare a limitare questi difetti che abbiamo. Stretching finito e ora qual è il prossimo step della giornata? Adesso usciamo in bici, facciamo due orette e mezzo oggi, non troppo perché vengono 2 settimane impegnative. Lavori, cosa facciamo? Ma andiamo a fare una salitella. Niente di così impegnativo? No, niente di impegnativo. Per quanto riguarda l'alimentazione in bici oggi, quindi durante, ti porterai qualcosa? Avrai delle grammature particolari? Allora oggi, che non è un allenamento troppo intenso, quindi non ho da fare 30-30 o esercizi insomma da spingere, andremo sui 40 grammi di carboidrati l'ora. Invece se si va a fare un allenamento intenso si può arrivare anche a 80 o anche a 100 se si vuole prepararsi per le corse. Ore 11:20 e si parte con l'allenamento in bici, 2 orette e mezza e via, menare. Vediamo oggi il giro che ci porterà a fare il nostro Josué Epis. Oggi abbiamo anche un ospite speciale, Barbara Malcotti, sua compagna principale per quanto riguarda gli allenamenti qua in zona lago. Come sono le sensazioni? C'è ancora un po' di fatica dalle scorse settimane, ora qualche giorno poi ci sistemiamo. Come diceva prima, quella di oggi è una non proprio semplice uscita, però un allenamento per riassettarsi un attimo dopo intensi giorni di corse, le prime dell'anno, e soprattutto di ritiri dove hanno menato, messo chilometri e qualità nelle gambe. Sono passati 35 minuti e abbiamo visto Josué allungare il braccio per prendere qualcosina da mangiare nelle tasche. Pam! Botta sul manubrio come i veri pro, aperto la barretta e ora si sta già alimentando. Eccoci, siamo arrivati sul lungo lago. Ammirate ancora una volta che paesaggi, che zone di allenamento che hanno questi ragazzi. Tanta roba, come diciamo sempre, sudano al mare e noi qua abbiamo il lago.
40 minuti andati, se non sbaglio, hai messo in bocca qualcosa, hai mangiato qualcosa. C'è una barretta. I primi carbo per affrontare adesso la prima salita. Che salita? Siamo San Michele, sarà un quarto d'ora, facciamo al medio e poi vediamo le sensazioni. Via ragazzi, via con la prima e unica vera salita di giornata. Gli altri sono solo strappettini. Piccolo problema per il nostro amico Josué, che si è dovuto fermare un secondo ai piedi della salita per registrare un attimo il cambio elettronico. Medio cosa vuol dire? Quanti watt per te? Oggi 300. Voglio proprio vedere quanti di voi si ricorderanno di questa salita e con chi l'avevamo già fatta. Comunque, a forza di seguire questi fenomeni, possiamo dire tra virgolette, non capisco più se le salite sono pedalabili, dure, o se è pianura, discesa, perché vanno così forte che, cioè, non puoi capire che percentuale c'è. Le spianano tutte e dopo magari il giorno dopo vado a farla in bici e capisco che non vado neanche avanti, non la muovo e quindi mi demoralizzano. Ale ragazzi, spingere Testri stamattina era la prova che lui è veramente già in forma. Eh sì, perché purtroppo al giorno d'oggi si corre già, lui ha già fatto le prime gare la settimana scorsa, quindi bisogna essere già al top della forma. Attenzione, non è passato neanche un metro da quando è spianata che lui ha subito messo il 52 e via ragazzi, menare col rapporto lungo. Scusate, 53 o magari non so, 54, perché 52 si usava da lievi, mi sa. Ripetuta finita, come andava la gamba? Ah, bene, tutto bene. Ma adesso certo. Si mangia qualcos'altro? Sei già seconda barretta? Bisogna rispettare il carbo ora. Adesso facciamo un po' di su e giù, andiamo giù fino a Salò, un'altra salitella breve e poi pianura fino a casa. Si riparte e si prosegue per l'allenamento. Ormai siamo al giro di boa. Ragazzi, attenzione, abbiamo trovato un nuovo special guest che avevate già visto in un altro mio video, Giovanni Venturini. Anche lui pilota e atleta, corridore. Com'è farsi cavare dei professionisti? Non ho parole. Ci provi ad andare dietro, anche hai coraggio? Io ci provo come amatore. Eccolo là ragazzi, eccolo in fondo. Volatina allo scollinamento, la cavato di ruota. Hai da dire qualcosa? Va come Enrique, uguale. Via, giù in discesa, direzione lungo lago. Due ore andate, giro molto tranquillo abbiamo visto e ormai siamo in direzione casa. Ciao Gio, mai molare! Mai molare, mai molare! Finalmente siamo arrivati al pranzo, come sempre io mangio a casa altra roba, voi pranzo da corridori. Cosa si mangia oggi? Cosa propone il menù? Oggi mangiamo, o meglio mangio, 110 grammi di pasta proteica con 160 grammi di tonno, visto che non abbiamo fatto un allenamento troppo intenso, bisogna stare un po' leggeri con i carboidrati. Pasta proteica cosa cambia a livello di carboidrati, proteine, su 100 grammi per esempio? Cambia parecchio, Questa è la pasta che mangio quando faccio poco in bici, a basso indice glicemico. Basso indice glicemico, vediamo qua un attimo, su 100 grammi. Abbiamo 33 grammi di carbo e basta, 41 di fibre e proteine 13, quindi una bella differenza direi rispetto a una pasta normale. E niente, allora aspetta capitano, c'è ancora una cosa da farti vedere. Lavagna magica, sì. Cos'è sta roba qua? È qua un po' tutte le mie malattie mentali che ho. Spiegaci in breve perché da casa non so se capiscono. Qua è, diciamo, i miei obiettivi personali, un po' qua i miei test, adesso lo scosto un po' i valori. La scrivi a inizio anno, la aggiorni ogni settimana? No, ogni tanto la aggiorno, sì, però la scrivo in media una volta ogni settimana, sì, due settimane. Tutta a testa questo ragazzo, sempre qualcosa da inventarci, da farci conoscere. Stavolta posso salutarti veramente, grazie mille per il tempo, per quello che ci hai mostrato a me, al pubblico da casa. Ragazzi, preparatevi all'intervista adesso. Mai molare. Questa cosa non ti permette di crescere sia nella vita che nel lavoro, quindi affrontare i problemi e non nascondersi.